Bentrovati a tutti, amici e amiche all'ascolto di Radio Speranza, da Massimiliano Spiridicchio e da tutti noi di Radio Speranza. Oggi siamo con Matteo Aielli, che è il nuovo presidente dell'Azione Cattolica, di nomina tra l'altro episcopale. Matteo, infatti ti volevo chiedere appunto questo, con quale spirito hai assunto questo incarico, questa responsabilità? Bentrovati a tutti, sicuramente è un grande onore, ma è anche un grande onere. E con lo spirito che ho assunto questa responsabilità, sicuramente uno spirito di servizio all'Azione Cattolica, di servizio alla nostra Chiesa diocesana e di servizio a tutto ciò che serve a livello di Chiesa, ecco, diciamo così. È una grande responsabilità che sicuramente non mi aspettavo, pensavo a tutt'altro in questo periodo, però come si dice, le vie del Signore sono infinite e quindi accettiamo e ci mettiamo in gioco. Ecco, quali sono insomma le iniziative che l'Azione Cattolica sta portando avanti in particolare in questo periodo e qual è più in generale la realtà dell'Azione Cattolica nella nostra arcidiocesi? Partiamo prima dalla realtà della nostra arcidiocesi. Diciamo che realmente non possiamo lamentarci, ecco, è una grande realtà. Calcoliamo che l'Azione Cattolica è presente in 20 parrocchie nella nostra arcidiocesi e altre parrocchie stanno cominciando il cammino di Azione Cattolica. Diciamo anche questo, che l'Azione Cattolica è un'associazione che il grande carisma dell'Azione Cattolica è quello di seguire strettamente il cammino della Chiesa, quindi tutto ciò che la Chiesa ci propone noi ci affidiamo a lei e cominciamo a camminare insieme ad essa. Anche le vie che il nostro Papa ci sta aprendo in questi ultimi periodi noi le stiamo prendendo in pieno come cammino dell'associazione stessa. E innanzitutto, ecco, quali sono le attività che stiamo cominciando a mettere in atto? Ma sicuramente il prossimo 2 giugno avremo la festa degli incontri, che annualmente tutti gli anni i ragazzi di tutta la diocesi che frequentano i gruppi di Azione Cattolica si incontrano per una festa di fine anno associativo. E diciamo fine anno associativo, ma poi una festa che aprirà quelli che sono i campi estivi diocesani. Quest'anno avremo il piacere di fare un campo diocesano per ragazzi dai 7 ai 14 anni e poi subito dopo un campo per i giovanissimi dai 15 ai 18 anni. E avremo anche un campo adulti, campo diocesano adulti, che è il secondo anno che viene riproposto e lo faremo ad agosto, e adulti che comprendono la fascia d'età dai 30 anni in su, fino a vita natural durante, ecco, se possiamo dire così, fin quando uno ha le forze per partecipare, forze e volontà. Finché si può, insomma. Finché si può. E quindi queste sono le attività imminenti. Poi per il prossimo triennio diciamo che realmente ci stiamo lavorando ancora. Ci stiamo lavorando perché, come si dice, le strade sono tante da percorrere. Innanzitutto ora stiamo visitando tutte le parrocchie, stiamo conoscendo tutte le realtà parrocchiali che hanno un cammino di Azione Cattolica nella realtà. E una volta finito questo giro vedremo di stilare un programma che ci porterà a questo triennio, ci porterà avanti. Quindi per il momento grandi iniziative in corso non ci sono. Stiamo elaborando, ecco, diciamo così. C'è in corso la quotidianità dell'Azione Cattolica, sì, che forse è la cosa più importante. Quello sicuramente, la quotidianità, calcoliamo, ecco. Prendiamo questo in considerazione, che l'Azione Cattolica vive la realtà parrocchiale, quindi le più grandi attività le fa a livello parrocchiale. E il livello diocesano diciamo che è un coordinamento di tutte queste realtà parrocchiali, propone delle attività per far sì che i ragazzi, i giovani, gli adulti si incontrino, stanno insieme e vivono il Vangelo giorno per giorno. Ecco, lo spirito dell'Azione Cattolica è proprio quello, è quello di vivere il Vangelo giorno per giorno, minuto per minuto, sia durante i gruppi, sia anche al di fuori, durante le ore di lavoro, a scuola, con gli amici e via di seguito. E programma definitivo per questo triennio,
diciamo un sogno, ecco, non un programma. Il nostro sogno, quello del Consiglio Diocesano, è quello di aprire Azione Cattolica anche in parrocchie dove al momento non è presente. E ce lo siamo fissati come obiettivo, quello di far conoscere la realtà dell'Azione Cattolica, e speriamo, ecco, che fra 3 anni riusciamo ad avere anche 1 o 2 parrocchie in più che frequentano questo cammino di crescita. Cammino di crescita, cammino di evangelizzazione, cammino di apertura a tutti, apertura alla realtà diocesana, a tutte le altre associazioni, anche perché Azione Cattolica collabora con tutte quelle che sono le associazioni e i movimenti della nostra diocesi. E allora grazie a Matteo Aielli e tanti tanti auguri. Grazie mille, grazie a voi e, come dice Papa Francesco, pregate per me.